Ciao a tutti, in questo video vedremo come inserire delle texture all'interno dei nostri materiali in Blender. Nello scorso video abbiamo visto come creare da zero un materiale e come gestirlo, applicandolo ai nostri modelli e cambiandone le caratteristiche principali. Naturalmente ci sono moltissime altre opzioni e una delle più importanti riguarda proprio l'utilizzo delle texture per migliorare la resa dei nostri materiali. In linea generale, una texture è un'immagine che viene inserita all'interno del nostro shader e quindi applicata al nostro modello per renderlo più realistico, aggiungere dettaglio e creare effetti più precisi. Le texture però sono di diverso tipo. È possibile infatti creare delle texture direttamente all'interno di Blender tramite dei nodi appositi. Se infatti clicchiamo all'interno del nostro shader editor col tasto destro oppure premendo Shift A, possiamo vedere le varie categorie di nodi che sono disponibili. Tra questi abbiamo proprio la categoria texture, con una lista molto lunga di nodi dedicati. Molte di quelle che vediamo elencate qui sono delle texture che vengono generate all'interno di Blender, dette anche procedurali. Questo perché vengono generate direttamente dal programma, un po' come è all'interno dei software vettoriali, vengono create le forme e quindi possono essere modificate in qualsiasi modo e soprattutto non sono legate alla risoluzione di un'immagine specifica. Allo stesso modo, con un nodo texture noi possiamo creare dei pattern o delle texture che possiamo modificare in maniera dinamica, non distruttiva e soprattutto che non sono legate e limitate dalla risoluzione come può essere per un'immagine. Andando a leggere, alcune sono chiare fin dall'inizio, quindi ad esempio texture servirà per generare o simulare il pattern di un muro di mattoni, o la wave texture servirà a simulare qualcosa basato o comunque di simile al movimento delle onde. Gradient sarà appunto un gradiente e via così. Una delle più utilizzate e che chiarisce molto il concetto per uno che non lo conosce è proprio la noise texture, che viene utilizzata in 2D, in 3D, in compositing, in moltissime situazioni proprio per generare una texture non regolare da potersi modificare. Quindi per esempio selezioniamo proprio la noise texture e vediamo che questo nodo ha delle caratteristiche particolari, ha tutta una serie di impostazioni che noi semplicemente possiamo andare a cambiare. L'altra cosa che notiamo è proprio il fatto che, come abbiamo iniziato ad accennare nello scorso video, ogni nodo può essere collegato ad un altro e il colore appunto ci aiuta a fare questo collegamento. Per esempio abbiamo un nodo di uscita, quindi di output, nella noise texture sul color, che è colorato di giallo, e questo ci suggerisce che possiamo collegarlo ad un altro nodo che va a gestire il colore, come in questo caso la base color. Naturalmente possiamo anche collegarlo ad altri nodi e vedremo più avanti quello che succede, ma la cosa più semplice in questo momento è direttamente collegarlo alla base color per guardare a cosa serve effettivamente, che cosa va a generare questo nodo noise texture. Se zoomiamo sull'oggetto, vediamo che al posto del nostro colore di base adesso abbiamo quello che è generato da questo nodo. Infatti non abbiamo più il colore da poter selezionare perché il colore verrà gestito da questo nodo in particolare. Vediamo che la noise texture genera proprio una mappa che ha dei colori messi in maniera casuale, e chiaramente se noi adesso andiamo a modificare questi valori cambierà anche l'immagine che viene generata. Possiamo intanto cambiare da una mappa 1D, quindi un singolo colore, a una mappa 2D, 3D e 4D, quindi sono diversi modi di generare informazioni. Lasciamo pure quella 3D e andiamo a cambiare la scala, che appunto cambierà appunto la dimensione di questa texture. Vedete che viene generata man mano che noi andiamo a cambiarla, quindi sarà più fitta o più distribuita e quindi più sfumata. Possiamo aumentarne il dettaglio e infatti cambiando i valori notiamo proprio come le parti fini sono più visibili o meno, la roughness, e poi ci sono altre impostazioni sempre che vanno a cambiare, diciamo, la quantità di dettaglio e anche di distorsione, ad esempio del pattern. Quindi se aumento la distorsione vedete che appunto va a creare questo strano effetto. In linea generale, anche se ovviamente possiamo utilizzarlo anche per quello, queste mappe raramente vengono utilizzate nella base color, cioè non servono di solito per generare un colore, a meno che non si tratti di mappe particolari come potrebbe essere appunto una sfumatura, eccetera. Ma sono particolarmente utili per essere utilizzate negli altri canali, come per esempio la roughness o il metallic o ancora lo specular, eccetera. Questo perché
se noi colleghiamo questa mappa a uno di questi canali di input, vedete che è possibile sempre farlo, andremo a fare qualcosa di molto utile per rendere più realistica la scena. Scolleghiamolo infatti dal base color in modo da tornare ad avere il nostro colore principale rosso e ipotizziamo di voler cambiare la roughness. Possiamo vedere che la roughness a 0 riflette moltissimo, quindi un materiale molto liscio e riflettente, lucido, mentre se lo mettiamo a 1 diventa più simile in questo caso alla gomma o alla plastica in base alle impostazioni che metteremo. Raramente però nella realtà gli oggetti sono effettivamente così uniformi, perché appunto le varie parti, anche se sono dello stesso materiale, possono avere delle imprecisioni, delle sporcature, eccetera. E aggiungere questi dettagli è proprio quello che rende realistico un materiale, di conseguenza un oggetto 3D, una volta che è renderizzato. E comunque sia, gli oggetti possono anche essere fatti da diverse parti, quindi la cosa che dobbiamo cercare di fare è riuscire ad avere, che sia la roughness, la metallic o qualsiasi altro canale, poterlo gestire in maniera non per forza unitaria e regolare. La texture permette di fare questo, perché noi adesso la stiamo cambiando appunto su tutto, ma se noi andassimo ora a collegare la noise texture, la roughness verrebbe guidata dalla mappa che abbiamo generato, quindi in questo caso quella specie di striatura colorata che abbiamo visto prima in anteprima. Chiaramente in base al colore verrà associata una quantità diversa di roughness nei vari punti. Quindi proviamo a collegarla, vedete che abbiamo il factor, questa uscita che è dello stesso colore grigio, e possiamo collegarlo. In realtà potremo anche collegare il nodo color, ci genererebbe comunque la nostra mappa, ma chiaramente tutto è più accurato se noi colleghiamo il giusto nodo di uscita alla giusta entrata e quindi cercando di seguire i suggerimenti, eventualmente utilizzando anche un nodo intermedio per fare la conversione qualora non combaciassero i due. Quindi noi possiamo sempre collegare un nodo e vedete già che l'effetto è diverso, perché noi abbiamo la roughness distribuita in maniera simile proprio alla texture che abbiamo messo. Infatti ci sono delle parti più opache, delle parti più lucide, e se andiamo a cambiare magari in maniera anche pesante queste informazioni all'interno del nodo texture, possiamo proprio vedere il richiamo alla texture di base. Quindi cambiamo la scala, vedete che diventa sempre più scalata e quindi visibile, o sempre più grande se vogliamo fare una cosa più sfumata, e questo ci darà degli effetti diversi. Ma vediamo già che l'oggetto è molto più realistico anche solo con questa differenza rispetto a scollegarlo, dove tutto è uniforme, e di conseguenza possiamo cambiare il dettaglio facendolo più o meno sfumato, la distorsione per creare quelle onde più o meno pronunciate, tutto per andare a ricreare il materiale che effettivamente ci può venire utile, ci serve in questo determinato oggetto. Naturalmente la stessa cosa la possiamo fare per altri canali, e la possiamo fare anche con delle texture diverse dal noise, che hanno ovviamente delle caratteristiche diverse, quindi genereranno delle forme e degli effetti diversi sull'oggetto. Se io vado a scollegarla e collegarla al metallic, avremo lo stesso tipo di texture, ma vedete che va a influenzare il nodo metallic, quindi ora l'oggetto sembrerà appunto più o meno metallico in diverse parti in base alla texture che abbiamo generato. Noi adesso stiamo guardando tutto questo nella preview di EV in tempo reale, ma volendo possiamo switchare sul rendering di Cycles, quindi più preciso, con anche le nostre luci in scena, per vedere come questo ha impatto. Quindi questa è la texture applicata al metallic, questo è il materiale senza texture, quindi più uniforme, e questa è la texture collegata invece alla roughness. A questo punto possiamo fare una prova con un'altra texture, giusto per vedere appunto il concetto applicato ad un altro esempio, e potremmo anche cambiare oggetto, quindi possiamo andare qui sulla ceramica che avevamo fatto precedentemente, ma anche qui potremmo dargli dei dettagli diversi. Aggiungiamo una texture, questa volta proviamo la Voronoi texture, e un'altra cosa che possiamo fare invece che collegare il nodo al color per vedere com'è questa texture Voronoi, possiamo fare diversamente. Infatti se noi teniamo premuto Ctrl, Shift e il nodo, quel nodo verrà collegato automaticamente all'output del materiale, e questo ci permette di avere una preview di quello che accade all'interno di questa texture senza ogni volta dover collegare e scollegare il nodo allo shader. Infatti se adesso faccio Ctrl Shift e clicco sullo shader, lo shader viene ricollegato, quindi
è una scorciatoia che ci permette velocemente di passare da uno all'altro. Una cosa che bisogna specificare è il fatto che tendenzialmente queste mappe, soprattutto nel canale Roughness Metallico Specular, lavorano su delle mappe in bianco e nero. Per questo motivo ho collegato il Factor, perché se io vado a vedere la preview del Factor, vedete che il Factor è in bianco e nero. Questo perché fin tanto che noi abbiamo un valore che va da 0 a 1, come il metallico o lo specular, il software andrà a assegnare il valore 0 al nero, il valore bianco assegnerà 1, e quindi andrà appunto a distribuire, come abbiamo visto, le varie sfumature all'interno dell'oggetto. Mentre se collego il color appunto ha le informazioni di colore, ma in realtà quello che questi canali vogliono in ingresso è una mappa in bianco e nero, quindi funziona lo stesso ma può generare degli effetti indesiderati o comunque una precisione differente. Quindi ricordiamoci sempre questa cosa. Allo stesso modo, ora che abbiamo messo lavorano i texture, se noi la colleghiamo alla base color, vediamo appunto che permette di gestire anche il colore, e vediamo che di fatto lavorano i texture ci permette di creare dei pattern. Anche qua, in base a cosa andiamo a selezionare, cambierà da singolo colore a due colori, tre colori, eccetera. Se vado a cambiare la scala, naturalmente cambierà la distribuzione, il dettaglio, in questo caso randomizzazione, e poi ci sono altri metodi, diciamo così, di generazione di questo tipo di texture, che l'unico modo è provarle per vedere cosa succede. Se non ci interessa, che magari può anche essere utile in questo caso, trattandosi di ceramica, quindi può essere anche colorata, ma se non ci interessa avere questa texture colorata, ma lasciare il bianco di base, anche qui semplicemente scolleghiamo questo e colleghiamo, in questo caso davvero alla roughness, il nostro canale distance, che vedete genera questa mappa in bianco e nero. Quindi avremo nelle parti bianche più una roughness, diciamo, più vicina all'1 e nelle parti nere più vicina allo 0. Cambiamo le impostazioni in modo che risulti più evidente, e effettivamente se andiamo a vedere nel dettaglio notiamo proprio questa irregolarità, che poi possiamo andarci ovviamente a gestire in base a quello che vogliamo realizzare. Naturalmente per questo oggetto in realtà lavorare texture non è il massimo, sarebbe stato meglio forse direttamente utilizzare una noise texture, ma giusto per vedere come funziona, per ultima andiamo ad aggiungere un terzo tipo, poi le altre possono essere esplorate liberamente, una wave texture, dove appunto ci aspettiamo, facciamo un'anteprima, di lavorare con una forma d'onda di qualche tipo. Vedete che ce n'è veramente tante di impostazioni, possiamo anche scegliere l'asse e la forma dell'onda stessa, quindi questa può essere molto comoda per simulare effetti anche come proprio l'acqua. Però vedete che se vado a cambiare queste impostazioni e vado a collegarle questa volta alla roughness, ecco che la roughness verrà proprio distribuita in questo modo. Cambiamo la scala proprio per vedere come sta lavorando, vedete che le righe stanno uscendo fuori sempre di più. Possiamo anche vederla nell'anteprima di EV e vediamo proprio che abbiamo creato questo dettaglio molto facilmente. Tra l'altro un'altra cosa molto comoda dell'utilizzare appunto le texture procedurali è proprio il fatto che, essendo tutti parametri che possono essere cambiati, tutti questi parametri possono essere anche animati, e quindi tutte queste texture possono generare delle animazioni. Naturalmente possiamo usare anche altri nodi per cambiare ulteriormente, oltre le impostazioni che già sono presenti all'interno della texture, l'effetto finale. Per esempio, trattandosi, come abbiamo detto, di mappe in bianco e nero, se io volessi intensificare maggiormente o ridurre maggiormente l'effetto della texture e non riuscissi a farlo tramite le impostazioni che mi dà a disposizione, potrei semplicemente aggiungere in mezzo un nodo come il color ramp, che abbiamo visto la scorsa volta essere un nodo che ci permette di fare una sfumatura, un gradiente tra il punto di bianco e il punto di nero. Se andiamo quindi a cercare color ramp, vedete che era sotto la categoria converter, nel senso che un nodo che ci permette di convertire un valore in un altro, quindi posso inserire il fattore e uscire con qualcosa che può essere collegato a una mappa colore, eccetera. In questo caso ovviamente il colore è bianco e nero, che è quello che ci serve effettivamente. Se io adesso vado a vedere in anteprima sotto come sta lavorando, con Ctrl Shift e cliccando su Color Ramp, vedo proprio che a partire da questa mappa di base in bianco e nero, che è la Noise Texture, se vado a cambiare la sfumatura, di fatto è come se stessi cambiando il contrasto e quindi l'intensità del bianco o del nero a seconda di quello che vado a selezionare. Tradotto, questo significa che questo effetto della texture che io sto collegando alla roughness sarà più intenso. Quindi ora, cambiando ad esempio il nero, quindi avendo un contrasto più elevato, un punto di nero più forte, quello che dovrei vedere è l'intensificarsi, ed è effettivamente quello che sta facendo, delle parti nere. Quindi se andiamo a vedere nel dettaglio, tutte le parti che erano più lucide inizialmente sono più intense. Chiaramente si riducono anche perché la texture
intensificando il nero, andrà a togliere anche porzioni sempre più grandi di bianco e quindi possiamo eventualmente compensare. E la stessa cosa, se mi interessa, posso farlo anche nell'altro materiale. Posso addirittura fare un Ctrl-C per copiare il nodo, Ctrl-V per incollarlo, ed ecco che viene collegato e tra l'altro vengono automaticamente riportate le impostazioni che avevo messo. Anche qua, se io vado a cambiare questi parametri, avrò una texture più o meno intensa. Abbiamo quindi visto come creare delle texture procedurali, quindi generate direttamente all'interno di Blender, per migliorare i nostri materiali in maniera dinamica e creare effetti più realistici. Chiaramente è possibile anche inserire proprio delle immagini per riprodurre i materiali reali all'interno delle nostre scene, e quindi nel prossimo video vedremo proprio come farli, anche come trovarli, dove andare a scaricare materiali già pronti per creare una scena più realistica. Come al solito, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.